Alberto Marolda per l'Opinione TV. Noi normalmente non commentiamo le nostre interviste, preferendo lasciarle andare così come sono, spontanee, in un flusso di parole, di una chiacchierata che va avanti, spesso senza nemmeno sapere nel suo streaming dove va a finire. Deve essere spontanea, generalmente lo è. Questa volta però abbiamo bisogno di darvi una chiave di lettura di quello che vedrete, perché questa intervista. Questa confessione conferenza stampa per pochi del ministro Tremonti, questo evento creato per noi, per i colleghi di Class NBC e per i colleghi di Radio Monte Carlo, è stata una cosa decisamente inaspettata. Venivamo da un pomeriggio difficile, pieno di ressa, tutti i ministri riuniti a presentare e a difendere la legge finanziaria con i panzer dell'informazione presenti. Una delle cose estremamente innovative che c'è all'interno della manovra è che i costi e i fabbisogni standard sono stati estesi anche allo Stato. Credo che sia la prima volta che qualcuno va a cercare di calcolare quelli che non sono dei budget predefiniti, ma quelli che sono le esigenze delle singole amministrazioni dello Stato, ministeri, ministeri compresi. E questo è l'unico strumento con cui contenere la spesa della macchina pubblica. Ci sarà un altro punto importante sulla lotta all'assenteismo, che la visita fiscale sarà obbligatoria nei giorni prefestivi e postfestivi, e cioè si renderà selettiva la visita fiscale, non in generale, non in tutti i giorni, ma soprattutto nei giorni, come dire, coalizio, vale a dire quelli che precedono una festività o un ponte, o quelli che precedono una manovra. Questo comporterà un'ulteriore razionalizzazione dei comportamenti e dei comportamenti non efficienti da parte di tutti i sistemi. All'interno di un sistema che nell'arco di 3-5 anni ridurrà l'occupazione complessiva tra le 250.000 e le 300.000 unità, che è un dato molto rilevante in termini di riduzione dell'occupazione pubblica, manterrà i salari reali e avrà risorse per premiare il merito. Questo dati tempi non è lo stato finito. E perplessità sotto l'aspetto della costituzionalità, perché se una norma va fatta deve essere generale e astratta e non avere dei parametri numerici che ne limitano l'applicazione rispetto a un cittadino rispetto a un altro. Quindi un esperimento di diritti sul merito, se doveva essere, ovviamente non poteva avere un. Tecnica, lo strumento fondamentale per la risorsione è l'ingiunzione regolata dalla legge del 1910. Non solo per le quote latte, ma per molte voci relative al comparto dell'agricoltura si prevede che la risorsione sia fatta come è nella struttura dello Stato in base alla legge del 1910. Quasi come se il ministro volesse liberarsi davvero di questa cappa, dicevamo un attimo fa. C'è una battuta che sentirete adesso. Credo che, posso dire la verità, non pensavo che passasse in decreto tutto questo, invece è assolutamente passato. Ecco, avete ascoltato come se lui non fosse veramente fosse incredulo nel trovarsi in mano un decreto molto simile, molto uguale all'originale che lui aveva presentato. Avete mai visto questo posto? Ci ha accompagnato in un giro del suo ufficio, del suo piano. Abbiamo visto un indimenticabile fondo di una piscina romanica, un mosaico veramente molto bello. Forse questo ministro, questo Huckleberry Finn pronto a scappare dalla sua gabbia dorata ma irta di problemi, da scappare insieme a noi, ci piace di più. Oggi, ministro Tremonti, lo sentiamo più vicino. Grazie, arrivederci. Io non commento mai le dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Lo faccio oggi perché oggi è una giornata importante. Il Presidente ha dichiarato che si tratta di un decreto di misure che incidono sulla crescita economica e per il pareggio di bilancio.
Per la crescita economica, sommando il decreto sviluppo, che diventano 14 interventi che coprono una grande parte dell'economia italiana. Non sono conteggiati gli effetti di questi provvedimenti, gli effetti economici positivi, ma sono 14 interventi molto importanti. E se necessario, altri saranno aggiunti. Il pareggio di bilancio è un obiettivo fondamentale per l'Italia. Noi siamo un paese che ha prodotto troppo debito pubblico, che continua a produrre e a fare troppo deficit pubblico. E non puoi andare avanti continuando a indebitarti. Il pareggio di bilancio è un punto di arrivo. Se non facciamo una manovra come quella che abbiamo fatto oggi, andiamo a sbattere. Non puoi continuare con troppo debito e con troppo deficit. Il debito viene dal passato, ma se non facciamo la manovra non abbiamo futuro. E credetemi, nessuno fa una manovra di questo tipo se non ha ben chiaro il bene comune, l'interesse nazionale e il futuro dei nostri figli. In generale il costo degli apparati amministrativi. Se uno vuole fare un caos dimostrativo, magari lo può fare. Voi ricordate in Il principe di Salina che dice nel Gattopardo: tutto cambi perché nulla cambi. Se uno vuole fare caos, vuole fare il Masaniello, lo può fare, ma non vai da nessuna parte. Se hai davvero l'obiettivo di ridurre il costo della politica, il costo degli apparati, lo puoi e lo devi fare seguendo un criterio che poi davvero ti porta all'obiettivo. Puoi seguire altre strade, ma vai a sbattere, non vai da nessuna parte. Magari ti va bene un giorno, in un comizio, in una piazza, ma non vai da nessuna parte e tutto resta come prima, esattamente come nel Gattopardo. Cosa c'è in questa manovra? C'è esattamente quanto pensiamo sia giusto. Primo, il livellamento di tutti i compensi, di tutti i titoli di pagamento sulla media europea. Dal decreto in poi non ci sarà più uno che prende di meno o di più della media europea. E prendere come base la media europea è una cosa che non c'ha nessun paese europeo. Noi prendiamo la media europea. Se vuoi arrivare a questo obiettivo, devi rispettare alcune logiche che sono nel sistema. Tu non puoi fare una legge che va contro un'altra legge. Chi ha il controinteresse fa ricorso e lo vince. Devi fare una cosa davvero. Se vuoi ridurre davvero questi costi, devi applicare e fare una legge che sia una legge. Allora, primo, man mano che scadono le cariche, che ci sono i rinnovi, tutto va a livellamento europeo. Potresti dire no, tu hai un rapporto in corso, te lo seguo da subito. Tu sei un'autorità, scadi fra 8 mesi, da subito ti metto a livello europeo. Premesso che il livello europeo lo stiamo costruendo adesso, ma servirà l'Istat e l'Eurostat, perché non ce l'hai subito, lo devi calcolare, ma non è un espediente per dilazionare. Tu sei un'autorità, vai in scadenza fra 4 mesi, la prossima autorità avrà il livello europeo. Nel frattempo bisogna costruire i livelli europei. Se fai diverso, se lo fai da subito, non vai da nessuna parte, perché quello va al TAR, vince e manda in fumo tutto lo sforzo che vuoi fare. Quindi, primo, se vuoi fare una legge, deve rispettare il criterio delle leggi e quindi deve essere graduato in base ai rapporti in essere, alle scadenze e andare sui rinnovi. Uno può dire no, fallo da subito, vuol dire che non fai niente. Se aspetti i rinnovi, tu dici stai prendendo tempo. No, sto applicando i criteri giusti di una legge che non può violare un'altra legge.
Sulla politica propriamente detta, cioè Camera e Senato, la nostra Costituzione, che credo comunque fondamentale, la nostra Costituzione è fatta per difendere il Parlamento dal governo. Perché? Perché è una Costituzione parlamentare, antifascista. Cosa hanno sempre fatto i governi? Sono andato contro i parlamenti. Con un decreto legge di manovra economica era difficile andare di colpo contro il Parlamento. Che cosa c'è in questo decreto? C'è la previsione che Camera e Senato riducono le loro spese. Non possiamo imporglielo noi. Uno può dire imponiglielo. Sarà l'opinione pubblica che controlla, sarà l'opinione pubblica che preme e vigila, ma noi non possiamo, per decreto legge del governo, entrare in quel modo. Noi prevediamo che tutti i risparmi, e pensiamo che ci saranno dei risparmi, confidiamo sull'impegno tanto del Parlamento quanto dei mezzi di informazione, dell'opinione pubblica, responsabilmente tutti, i risparmi andranno in un fondo destinato all'8 per mille e alle finalità etiche e civili che sono proprie di quel fondo. Siccome siamo aperti a tutte le idee, metti nel 5 per mille, perché no, aumenta ancora di più l'interesse su questa voce. I finanziamenti ai partiti politici vengono ridotti del 30%. Le auto blu, uno può dire buttale via tutto, chi ci perde è il contribuente, è meglio finire i chilometri, la mia ne ha tantissimi, e poi dopo le nuove auto blu, tranne il capo dello Stato, le grandi autorità, avranno 1.600 cilindrata, ed è un modo per andare un po' nella direzione della serietà e della responsabilità sul bilancio che tutti dobbiamo avere. Gli aerei blu li potranno usare solo le alte cariche dello Stato, se ci saranno utilizzi saranno sul sito pubblico in modo che tutti vanno a vedere che uso si fa degli aerei pubblici, dei voli blu. Naturalmente ci sarà il segreto per quelli di sicurezza, per le missioni militari e per quanto è necessario per quelle esigenze. È previsto l'Election Day in modo da evitare che ci sia spesa fatta cumulando in giorni diversi scadenze elettorali. È previsto che tutti i soggetti pubblici, governo, regioni, province e comuni, pubblichino sul loro sito le società per azioni a cui partecipano. E naturalmente uno potrà dire che sono tante o poche, c'è stata a un certo punto, l'anno scorso ricordo, una qualche polemica e hanno detto anche il governo, noi pubblicheremo tutte le partecipazioni. Abbiamo delle società che sono quotate in borsa, quindi la borsa e non siamo noi, ci sono le società al 100% e ci sarà un controllo su quelle, ma ci sarà un controllo anche sulle società delle regioni, delle province e dei comuni. E credo che la mappa sia molto ampia, molto larga. C'è una norma che vieta di ripianare dopo 3 anni il capitale di queste società che perdono. Se perdono non è più una società. Ci sono tutte le cose che pensavamo fossero giuste, ripeto, dagli aerei blu alle auto blu, ai benefici. L'uso era che tu cessavi una carica, ma continuavi a avere l'uso di uffici, l'uso di mezzi pubblici, di auto, altri benefits. Tutti questi vengono meno. Ci sarà qualche eccezione. Io credo che sia giusto che alcune grandi cariche per dignità dello Stato, come negli altri paesi, continuino a avere, ma alcune grandissime cariche dello Stato, non un sacco di gente che continua a avere appartamenti, uffici, eccetera. Io sono convinto che questa è la via giusta per ridurre i costi della politica.
se uno vuole fare il masaniello è sempre pronto, ma se vuoi ridurre i costi della politica, livellamento europeo e ingresso progressivo su quel sistema. Ripeto, molte cose sono istantanee, i voli blu, le auto blu, ma insomma, credo che, posso dire la verità, non pensavo che passasse in decreto tutto questo, invece è assolutamente passato. Sarà, credo, compito dell'opinione pubblica di seguire esattamente questi passaggi, ma sono convinto che saranno, che difficilmente saranno cambiati. Ok? Ministro, le posso fare una domanda? Già come lo dice, dedicato a passare alla cosa. Sempre sul testo, no? Sulle pensioni. Poi vedremo. La domanda che lei fa sull'election day è tipica dei problemi che ci sono. Allora, uno potrebbe dire concentra tutto. In realtà, in base alla Costituzione italiana, tenga conto che questo testo non lo firma solo il governo, viene firmato anche da altri, e più importanti di noi, si ritiene che il referendum debba essere una cosa a sé, che la Costituzione italiana riserva al referendum la sua specifica. Quindi uno potrebbe dire no, risparmia sui costi e concentra anche il referendum. La risposta che abbiamo avuto è no. La Costituzione prevede che il voto politico amministrativo sia un voto, lo puoi concentrare, ma che il referendum sia una cosa che deve essere specifica. Ed è la Costituzione della Repubblica, e se devo anche dire, molte parti della vecchia, gloriosa Costituzione sono giuste. Insomma, non vuole proprio spiegare...